Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo Storytime dalla Sardegna. Piccolo aggiornamento prima di iniziare a parlare dell'argomento, ossia levatevi dalle balle i manipolatori. Mio padre sta meglio, si sta riprendendo. Io sono ancora in Sardegna e non so quando tornerò a casa. Quando tornerò a casa ve lo farò sapere su Instagram. Mi trovate come la maledita Feliz e come la maledita Feliz con l'underscore finale. Quindi ho due account, ebbene sì. Allora, levati dalle palle i manipolatori. Ebbene sì, è successo l'ennesimo caso, quindi di Giulia Cecchettin. Non ho voglia di parlare di quel caso, ne stanno già parlando giornali, altri creator, eccetera, ma la morale è sempre quella, ci sono i manipolatori in mezzo. Eh sì, ed è un discorso che voglio fare in modo generale perché ci sono manipolatori uomini ma anche donne. E avendo il pubblico misto non posso parlare solo agli uomini o solo alle donne, ma devo sempre fare un discorso generale. Sicuramente gli uomini e le donne sono biologicamente diversi. L'uomo è tendenzialmente più aggressivo, tende alla violenza fisica, ormai è risaputo, ma perché siamo biologicamente diversi, mentre invece la donna tende più alla violenza psicologica, quindi è ben raro che una donna alza le mani contro un uomo, anche se comunque succede. Io, per esempio, sono l'esempio lampante di violenza psicologica, per esempio, quando mi devo vendicare, sicuramente non è che vado a picchiare l'uomo o la persona che mi ha fatto del male, ma tendo a fare vendette più trasversali. Faccio quindi un discorso che può riguardare tutti. I manipolatori ci sono in qualunque ambito, certo, si tende a parlare di più di quello sentimentale, perché è quello che ti porta magari ad avere la persona più a stretto contatto, ma anche in famiglia ci sono tanti manipolatori. E siccome ho voglia sì, di vendette, bene sì, contro mia zia, contro una mia zia, la quale ha smesso di parlarmi repentinamente per poi andare a dire a mia mamma: "E ma io a Gianna non ho fatto niente, è stata lei a smettere di parlarmi. Che cosa? Che sei stata tu a smettere di invitarmi a casa tua, eccetera." Quindi non rigirare la colpa su di me. E quindi lì ho capito in un nanosecondo da una frase che lei è una manipolatrice e davvero non mi interessa più di lei assolutamente, perché davvero mi fai schifo, sei repellente, via, vattene. Ok, questo è un tipico esempio. Smettono di parlarti perché magari non gli piace il tuo stile di vita, qualunque cosa, però danno la colpa a te che tu hai smesso di parlare a loro. Questo assolutamente no. Non fatevi prendere dai sensi di colpa, anzi, fregatevene, cancellate queste persone dalla vostra vita, volete vendicarvi bene, non volete vendicarvi perché non tendete a farlo, va bene lo stesso. Ripeto, la vendetta è sempre una decisione strettamente personale. Per quanto riguarda invece il manipolatore affettivo, quindi il fidanzato o la fidanzata, perché comunque la manipolazione viene da entrambe le parti. Beh, per esempio, se tu ti metti quel vestito, io con te non esco. Vabbè, non uscire, ciao. Cioè, io ho imparato veramente a rispondere all'ovvio. Non esci con me, non usciamo, ciao. Esco con qualcun altro, cioè sono le risposte più stupide a spiazzare i manipolatori e i narcisisti, perché comunque il più delle volte queste persone sono stupide, sono dei gusci vuoti, quindi non è così difficile spiazzarli con le risposte. Io appunto sono stata anni fa con un manipolatore e io ho visto che tu mi segui su TikTok probabilmente. Allora, se sei tu, smetti subito di seguirmi perché tanto so come reperirti, non mi sono vendicata oltre 10 anni fa, posso farlo adesso e fidati che ti posso rovinare la vita. Non faccio adesso il tuo nome, ma smetti subito di seguirmi. Ecco, intanto colgo l'occasione. E sta persona mi diceva: "Tu prima di tatuarti devi chiedermi il permesso riguardo il soggetto, perché se ti do il permesso te lo puoi fare, se no ti lascio." Ovviamente, cosa è successo? L'ho lasciato io e l'ho sbattuto fuori di casa. Anzi, visto che ci sei, ridammi indietro tutti i soldi che io ho speso per te. E se non me li rendi, poi sono guai.
cioè, visto che ti piacciono le moto, eccetera, e sei anche così stupido da mettere le targhe in giro, attenzione, perché comunque io sono cambiata nel corso degli anni, tu sei rimasto stupido, sei brutto e fai schifo. Intanto c'è sempre un po' di gossip nelle manipolazioni. E poi comunque quindi quelli che stanno sempre lì a volerti controllare anche come spendi i tuoi soldi, perché scusa, io sto lavorando, cioè i miei soldi, e stanno lì a dire come spendere i tuoi soldi, non sei libera di comprarti un paio di scarpe, non sei libero di comprarti i vestiti che vuoi, ma non esiste proprio, cioè uomini, donne, non fatevi assolutamente comandare da altre persone. Altre forme di manipolazione estreme quando minacciano di togliersi la vita. Allora, posso sembrare cinica? Beh, io sono cinica, ma questa risposta vi salva. Vabbè, poi in caso fammi sapere da un tuo familiare, da un tuo amico che hai compiuto questo gesto, che così ti porto i fiori finti. Rispondete così. Sì, però non lo far davanti a me, per favore. Insomma, sono abbastanza impressionabile. Però ti porto i fiori finti, così risparmio. Non fatevi problemi a rispondere in questa maniera. Oppure le odiose triangolazioni, che è una cosa veramente che io odio, quando cominciano a introdurre nella coppia o nell'amicizia una terza persona, e non ci deve essere per forza il tradimento, però appunto queste persone che si insidiano, le fanno insidiare e cominciano a compararvi, per esempio vedi, lui è più bravo di te, nel caso della donna che appunto vuole mettere due uomini in competizione, oppure l'uomo, ma guarda lei che è più bella di te, più magra di te, eccetera. In questo caso rispondete bene, vai da lui, vai da lei, e vi togliete di torno, fuori, rompete voi la triangolazione, perché comunque non è amore questo. Io siamo una persona, non mi metto a fare ste triangolazioni del cavolo, cioè sarà che io poi odio le triangolazioni in generale. Di recente hanno provato a fare la triangolazione con me, una persona che mi interessava voleva far venire in un'uscita un'altra amica con beneficio, ovviamente mi sono tolta, anche perché mi aveva chiesto di fare una cosa che avrebbe umiliato questa ragazza, e non conoscendo questa ragazza non avendomi fatto nulla, non me la sono assolutamente sentita di partecipare a un gesto di umiliazione gratuita nei confronti di questa ragazza che, poverina, aveva solo beccato la persona sbagliata. Quindi me ne sono chiamata fuori e questa persona non l'ho più voluta né vedere né sentire. Ma assolutamente non state a questi giochi di triangolazioni, voi non avete niente di sbagliato, è la persona che triangola che è completamente sbagliata. Oppure anche le invidie del manipolatore, perché comunque di solito il narcisista o la narcisista è una persona che ha meno di voi e quindi è invidiosa, ma anche se ha più di voi non vuol dire, può essere invidiosa lo stesso, perché magari siete più intraprendenti, perché magari avete raggiunto degli obiettivi che non si possono comprare con i soldi, però voi li avete, magari avete un carattere più carismatico, e veramente carismatico, perché comunque il narcisista più delle volte ha un fascino, un carisma fittizio che si è creato, che poi tende a crollare, perché comunque sono dei gusci vuoti, non è che vanno tanto lontano, infatti basta aspettare un po' di tempo e più delle volte rimangono da soli, da sole. Fregatevene, se sono invidiosi andatevene via, che stanno magari lì a criticarvi. A me è successo diverse volte, però non avevo magari l'esperienza che ho adesso. Adesso se mi accorgo che una persona è invidiosa, ok, io scappo via subito. E un'altra cosa che fanno i narcisisti, i manipolatori, è quella di visualizzare e non rispondere. Quindi non è reale disinteresse, che per dire ok, di questa persona non me ne frega niente, ma visualizzano e non rispondono per poi rifarsi vivi quando vogliono. No. No, non funziona assolutamente così, a meno che non è appunto un caso in cui visualizza e non risponde, magari all'estero e ok, però comunque ci sono delle prove tangibili e va bene, ma se visualizzano e non rispondono molto spesso è per manipolarvi. Sì, è per manipolarvi, per farvi domandare ma che cosa, perché non mi risponde, eccetera eccetera. Fregatevene, continuate con la vostra vita, se volete bloccate, non bloccate, cioè questo poi spetta a voi, perché a volte il blocco è anche per dire guarda, non ne voglio più sapere di te, cioè non è neanche darti la soddisfazione o cosa. Se buttano le colpe su di voi, se vi vogliono comandare, imporre delle idee, no,
via anche nelle amicizie, cioè comunque ho avuto anche delle amiche controllanti e anche lì me le sono tolte di torno. Come sapere se una persona è controllante? È molto semplice, anche date retta ai vostri sentimenti, come vi sentite, se vi sentite oppressi, oppresse, se vi sentite che non potete essere voi stessi, voi stesse, e non potete raccontare tutto perché sembra di camminare sui gusci d'uovo, ok, c'è qualcosa che non va in quel rapporto, quindi chiudete, chiudete, chiudete. Anche ghostando, non fatevi assolutamente problemi ad andare via da persone che non vi fanno stare bene. E qua non si tratta di avere un rapporto civile o quant'altro, perché tanto con i narcisisti e con i manipolatori non è possibile avere un rapporto civile. Non è possibile spiegare loro, perché tanto c'hanno sempre ragione. Ah sì? Hai ragione, quindi io neanche perdo tempo a darti le spiegazioni. Fatti pure le tue elucubrazioni. Per me non è un problema. Fregatevene. E poi se tornano, magari cercando di rimediare o quant'altro, ignorate. Io poi, quando una persona è manipolatrice, me ne accorgo, la blocco, perché non voglio assolutamente alcun genere di contatto con lei, quindi basta. Non state lì assolutamente, via. Poi veramente, il controllo è una roba che io odio. Quando qualcuno mi vuole controllare dove vado, con chi e perché, a che ora torno, appunto questa mia amica era lì che mi voleva controllare, ma hai fatto urbex fino a tardi, eccetera. Ma cosa te ne frega a te? Come potete vedere, i manipolatori ci sono anche nelle amicizie, stanno veramente addosso, vi fanno davvero sentire soffocati. No, andate via da queste persone, cioè amicizia, amore e quant'altro è libertà, è essere se stessi, se no, se non siete liberi di essere voi stessi e voi stessi, via, anche se è un familiare stretto, la vita è una sola, non si è qua per sopportare e fare sacrifici che poi non portano a niente, se non al fornire ego a questa persona. Inoltre, prima di prendere decisioni avventate, quali convivenza, matrimonio, datevi del tempo, datevelo del tempo. Io, prendendomi del tempo, mi sono salvata un sacco di volte. Certo, poi, se le aspettative non vengono soddisfatte, concordo pienamente che subentra la delusione, ma meglio la delusione prima che il malessere continuo dopo, tipo goccia cinese. Ci sono tante delusioni nella vita, però, ma poi sto male, sono troppo presa. Anche i funghi velenosi sono esteticamente belli e invitanti, però sapete che se li mangiate poi finite all'altro mondo? Ecco, considerate queste persone come dei funghi, come le Amanita muscaria, sono quei funghi bellissimi, rossi, con i puntini bianchi, certo sono belli, invitanti, però meglio non mangiarli, perché se si mangiano poi si è stanchi della vita. Allora, voi avete mai incontrato dei manipolatori? Come li avete mandati a stendere? Io adesso utilizzo anche dei metodi non proprio buoni, anzi spesso dico, ma sì, ma perché mi hai stufato, ma levati. E poi fanno le vittime, ma io mi diverto poi. Cioè, sarà che poi sono anche con l'indole vendicativa e non sono assolutamente troppo buona. Questo mi salva da tantissime situazioni. Vabbè, insomma, fatemelo sapere nei commenti, ci vediamo al prossimo video.